per questo efficacissimo e efficacissima introduzione, grazie a Cristina Tajani per essere con noi questa sera e di aver affrontato questa fuori piazza di Milano per raccontarci un viaggio facilitato dalle mitiche ferrovie nord e così di consentirci un confronto con un'esperienza senz'altro molto più ampia e interessante come quella di Milano. Come diceva Celeste, ci siamo organizzati Bruno ed io per articolare meglio i nostri due interventi con un esempio che speriamo possa essere di efficace collaborazione e integrazione fra rappresentanti di giunta, cosa che cerchiamo sempre di praticare con convinzione più sulla parte lavoro e poi sulla parte sociale. Nella comune condivisione che oggi il problema del lavoro è un problema sociale e le politiche sociali possono dare a questo aspetto sono fondamentali e nella comune profonda convinzione che ci ripetiamo sempre che il lavoro è anche un modo di realizzazione delle persone e che quindi garantire la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, di avere un'indipendenza economica, di avere un'autonomia, è anche un modo per appunto per consentire a tutte le persone di essere presenti nella nostra comunità rispetto alla loro dignità di persone. Nelle queste suddivisioni io chiedendo a Celeste di tenermi sotto controllo i tempi, penso di introdurre due aspetti. Uno mi sembra che sia importante definire un po' quella che io ho chiamato la carta d'identità della nostra provincia da questo punto di vista, qual è la situazione, e poi la seconda parte di riflessioni appunto su che cosa un comune può fare per migliorare la situazione. Ma la breve descrizione di carta d'identità, perché immagino che sono profondamente convinta che partire da una conoscenza della realtà su cui si interviene sia un presupposto fondamentale per riuscire a mettere in atto delle risposte, tentare di mettere in atto delle risposte e delle politiche di intervento. Parliamo della provincia, sicuramente non della città di Como, provincia di poco meno di 600.000 abitanti, di cui sottolineo un primo aspetto, 592.000 per la precisione, primo aspetto importante, e importante anche ai fini delle questioni di cui stiamo parlando, con una presenza significativa, in linea con il dato regionale, ma significativa di persone anziane. Presenza significativa e in costante, profonda, continua crescita. Il 27% degli abitanti della nostra provincia hanno oltre 60 anni, cosa che la dice lunga in termini di futuri bisogni sociali, ma anche dell'aspetto del peso che una popolazione che va sempre più caratterizzandosi per un peso significativo degli anziani genera rispetto alla popolazione che è in età lavorativa. Altro aspetto rilevante, per essere più precisa, l'indice di vecchiaia che dice che su 100 ragazzi sotto i 15 anni, quindi la fascia giovanile, ce ne sono 146 che sono nella fascia più avanzata, cioè sotto i 64 anni. Quindi 100 giovani che sono la futura forza lavoro e 146 persone sopra i 64 anni. Un altro modo di guardare gli stessi dati che gli statistici chiamano l'indice di dipendenza misura questo fatto. Rispetto alle persone che sono potenzialmente in una situazione lavorativa, definita solo dal fatto che hanno una fascia d'età fra i 15 e i 64 anni, quindi immaginando che questi possono lavorare, ogni 100 che possono lavorare ce ne sono 54 che appartengono alle classi o più giovani o più anziane e quindi sicuramente da sostenere, il che vuol dire che ognuno ce ne ha metà. Ogni 100 che sono in un'età che possono lavorare, ce ne sono 52 che sono o più giovani, precisamente 22 sotto i 15 anni, 32 che sono
secondo me demografico basilare, oltretutto perché è in un progressivo peggioramento questo rapporto e quindi genera tensioni e effetti sul mercato del lavoro e nelle politiche sociali ancora di più. L'altro aspetto importante che rapidamente mi sembra voglio richiamare è l'aspetto della rilevanza della migrazione, quindi degli stranieri residenti nella nostra provincia, che sono complessivamente 46.500, e questo teniamo conto che è un dato estremamente positivo. La percentuale è dell'8% sulla popolazione complessivamente residente, è un dato leggermente inferiore rispetto al dato medio regionale dove Milano e Brescia la fanno da leader. È importante, ripeto, per il fatto che questa è ricchezza per il nostro territorio. Se non ci fosse questa componente di cittadini lavoratori che sono normalmente appartengono alle classi centrali d'età in cui si lavora, non ci fossero, evidentemente quei dati che citavo prima sarebbero ben più pesanti da sopportare. Come lo diceva già Celeste, situazione provincia medianamente in buone condizioni, con una buona capacità di tenuta occupazionale, provincia che nel corso del 2013 ha avuto viceversa un'evoluzione relativamente peggiore rispetto al dato medio regionale. Siamo su un territorio abbastanza ristretto, l'incidenza di alcune crisi aziendali molto rilevanti, penso semplicemente alla Sisme, hanno evidentemente un effetto molto più amplificato che in realtà più diffuse. Comunque è importante avere presente che Como per il 2013 appunto esprime questo trend che con gli occupati sono 256.000, continuo a fornirvi questi numeri in modo che abbiamo anche le cifre, ed è un'occupazione che scende del 3,5% in un anno, in una situazione che invece a livello regionale segna una tenuta. Diminuiscono gli occupati e cresce la disoccupazione. Cresce la disoccupazione che arriva ad un tasso percentuale dell'8,6%, con un innalzamento che riguarda soprattutto la componente maschile, e anche questo credo che lo si possa ricollegare a queste situazioni di crisi aziendali forti, straordinarie nel nostro territorio. Altro dato che vi lascio da questo punto di vista è rilevante, che quelle che sono le situazioni appunto di aziende in crisi, che viene calcolato unendo la situazione della cassa integrazione guadagni e delle persone in situazione di mobilità, arriva a toccare nella nostra provincia il 3,7% dei lavoratori dipendenti contro una media regionale del 3,1%. Quindi una serie di dati che dicono che in questo ultimo, che ritorna al dato che citavo in partenza, Celeste, e che rimanda alla crescita delle persone che si rivolgono agli sportelli dei servizi sociali, che testimoniano appunto di questa situazione di difficoltà. Un'altra situazione che mi sembra importante mettere in luce nel momento in cui parliamo della situazione del lavoro nella nostra provincia è il dato dei frontalieri. Perché lo dico? Perché questo è un dato tipicamente nostro, che ha un doppio risvolto. Da una parte sicuramente un elemento molto positivo, in quanto ci consente in questa situazione di diminuzione dei posti di lavoro di compensarlo. La stima dei frontalieri della provincia di Como è di circa 23.000 persone, per cui di quei 256.000 occupati, tenete conto che 23.000, quindi una percentuale che quasi il 10%, sarà il 9%, trovano lavoro perché hanno questa opportunità, quindi sicuramente molto interessante, molto positivo. È un fenomeno che è in netta crescita. In netta crescita, cioè come dinamica, vi do rapidamente i dati
sto dicendo il fenomeno di frontalieri nel suo complesso, quindi non solo quelli della provincia di Roma, che sono 23.000, quindi un dato molto significativo, con una cosa molto importante, che cresce la presenza, la quota dei frontalieri cresce sulla occupazione svizzera. Quindi stiamo rosicchiando posti. Risultato di questa situazione sono anche i referendum che ci sono stati recentemente, che hanno portato ad una chiusura nei confronti dei lavoratori stranieri. Tenete conto che io ho fatto la percentuale di crescita nel 2010, cioè la percentuale, no? Questo non è la crescita, ma la percentuale dei lavoratori frontalieri che era 22%, quindi poco più di un quinto nel 2010, nell'ultimo anno è salita ad oltre al 26%, quindi una presenza che è sempre più consistente. Quindi un fenomeno, dicevo, che da una parte ci consente di attenuare le difficoltà occupazionali, dall'altra parte a me piace sempre sottolineare che sono risorse che oltretutto vengono istruite, vengono formate a carico del nostro sistema scolastico con le risorse nostre, che vanno a determinare ricchezza in un altro territorio e ci vanno soprattutto, altra cosa importante, ci vanno soprattutto le fasce d'età giovani. Scusate se insisto sempre su questo concetto demografico, ma la cosa importante è che se consideriamo il lavoro in termini di ricchezza è chiaro che sono le fasce centrali d'età quelle che più contano, e quindi le fasce o giovanili o quelle più anziane invece devono sempre trovare sul nostro territorio una risposta. L'altro aspetto fondamentale è di una forte disparità in termini di retribuzione che questi lavoratori portano a casa rispetto ai colleghi svizzeri. Sono sempre salari molto consistenti e interessanti, però sono stipendi che sono significativamente inferiori rispetto a quelli dei lavoratori svizzeri. C'è da dire che sono bravissimi gli svizzeri a presentare delle statistiche di un dettaglio straordinario che gli italiani non abbiamo, ma giusto per darvi semplicemente un dato, dove dicevo prima con Celeste, se poi dopo sono delle donne che lavorano, delle donne frontaliere che lavorano in Svizzera, la differenza salariale è ancora più rilevante. Una donna italiana che fa la frontaliera ha una retribuzione che è il 57% di un uomo svizzero, cioè, quindi vedete come si allontanano queste fasce. Quindi un aspetto importante che ci dà sollievo, pensiamo fino in fondo a quante sono le potenzialità e le risorse alle quali rinunciare. Fatta questa, diciamo questa velocissima, scusate, carrellata per dare le basi, appunto, di un ragionamento sull'occupazione della provincia, non del nostro territorio, passo al secondo aspetto. Che cosa può fare un comune, come può, ha degli strumenti il comune per intervenire in questa situazione e favorire delle politiche attive del lavoro? Bene, noi ci proviamo, però è inutile dire che da un punto di vista generale le risorse e gli strumenti sono limitatissimi, perché in ambito di politiche del lavoro i comuni possono fare ben poco. Ancora meno, devo dire, può fare il comune di Como, riesce a fare il comune di Como, anche perché non sono mai state delle risorse sul bilancio appuntate per le politiche di sviluppo economico. Ma non ci sono nemmeno delle esperienze, delle competenze, delle capacità professionali specifiche per sviluppare iniziative di questo genere. Quindi dobbiamo veramente lavorare in risalita e dobbiamo lavorare facendo più che mai conto sulle risorse, sulle capacità che ci stanno all'esterno. Una cosa che sicuramente deve essere migliorata, questa è una riflessione che facevamo anche preparando questo intervento, questa iniziativa, sul territorio ci sono diverse iniziative, ci sono
piani di zona, ci sono i centri per l'impiego, cioè c'è una pluralità di soggetti o di luoghi che fanno degli interventi tutti molto, molto frammentati, molto limitati, di cui non si riesce a cogliere il senso che non vengono rafforzati. Per cui sicuramente una azione che può e che deve essere rafforzata a questo concetto di riuscire, tutt'altro che semplice devo dire, ma di riuscire veramente a ricostruire la rete e le relazioni fra i diversi soggetti istituzionali, pubblici o privati che hanno competenze in questo ambito. Credo che questo obiettivo diventi ancora più importante alla luce delle novità proprio di questi giorni che vengono emergendo, fra cui l'abolizione delle province e quindi che cosa ne sarà dei centri per l'impiego, dove verranno collocate le competenze attualmente da loro svolte, quindi che rimanda a quanto dicevo prima, così come dal decreto lavoro in discussione. In questo contesto una cosa, lo dicevo prima e lo riprendo, è che sicuramente una cosa che possiamo fare, diciamo, più immediata e che passa sul versante degli interventi sociali sono delle politiche che siano attente ad offrire nuove opportunità di lavoro, diverse opportunità di lavoro alle persone che vivono una situazione di difficoltà e di marginalità, a cui bisogna tentare di trovare una risposta in senso definitivo, stabile per quanto possibile, ma anche in senso, diciamo, temporaneo, transitorio, con una forma di coinvolgimento che sia alternativa ad una prassi di sussidi semplicemente caritatevoli o di sussidi che sono sempre carenti dal punto di vista appunto del rispetto della persona e della dignità della persona di cui parlavo prima. Su questo terreno con Bruno stiamo tentando di lavorare in armonia, in collaborazione il più possibile, immaginandoci anche di andare a riprendere da questo punto di vista. Ci sono degli esempi interessanti in giro per i comuni, per altre realtà. Siamo in contatto tutte e due con degli operatori che ad esempio stanno lavorando a Novara e che attraverso un lavoro di riorganizzazione, di riqualificazione dell'intervento degli operatori dei servizi sociali, con un loro coinvolgimento attivo e con l'attivazione poi di risorse da parte del territorio per un fondo che sia un fondo di solidarietà, riescano attraverso il sistema dei voucher lavoro offrire possibilità appunto di impiego e di guadagno che consenta la sopravvivenza delle persone senza passare attraverso forme appunto di sussidio che hanno tanti aspetti discutibili. Io credo di aver esplorato il tempo, no? Perfetto, benissimo, mi ha dato.